Eccoci pronti a partire, avviso ai naviganti. Proprio questa settimana sarò a Maratea, sono a Maratea, credo di essere già arrivato quando verrà lanciato questo video, non lo so. 19-20-21 sarò lì con uno show dal vivo e oggi vorrei parlarvi non tanto e soltanto di Maratea, segnalandovi questo evento molto bello che potrete seguirmi sui social e nei canali ufficiali di Heroes, quanto il bello di fare uno show live, quindi dal vivo, e trasmetterlo online. Allora, da una parte ragionavo l'altra sera con degli amici addetti ai lavori su queste creazioni di show, eccetera, eccetera. Da una parte è un po' la trasposizione di quello che si faceva molto tempo fa in televisione e in radio, cioè il racconto degli eventi fisici. Quindi non soltanto il grande evento, il Sanremo della situazione, ma il racconto di eventi di altri, una sorta di cronismo, insomma il cronista che racconta quello che sta accadendo. E dall'altra, grazie all'avvento dei social, tutti ormai sono diventati dei cronisti, no? Mille stories, mille foto, mille live anche dei concerti, ma in questo mare magnum c'è sempre la ricerca di qualcuno che sia il filtro tra il contenuto e te come utente che vuole usufruire di questo contenuto, qualcuno al centro che ci spieghi in maniera corretta, ci faccia un po' da filtro a tutto quello che avviene. E questo perché chiaramente siamo sempre più alla ricerca di guide che ci aiutino a capire, non soltanto che ci diano la notizia, quindi che ci diano delle opinioni. E quindi va da sé che la maratona di Mentana, per esempio, per il mondo politico è quella roba lì, malgrado abbiamo internet, i social media, i video, i siti, e lui catalizza l'informazione e i numeri perché chiaramente dà un'opinione. Su internet ce ne sono diverse di queste situazioni, non soltanto chi dà opinione post, quindi tutto il mondo YouTuber eccetera, ma chi ti dà la possibilità di entrare in contatto con quello che è il momento. E quindi il ragionamento che facevo è continuiamo a portare questa tipologia di grammatica, di creazione di contenuto, perché questa è creazione del contenuto. Se ci pensate anche nel format che mi auguro guarderete, appunto, di Maratea, ci sono tutte le componenti del content marketing, cioè la possibilità informativa, per cui quando seguirete questo video, chiaramente questo streaming, informerete su quello che è Maratea, su quello che è il format, su quello che è l'evento. Poi c'è il documentativo, perché chiaramente parleremo del programma, parleremo di quelli che saranno gli argomenti, e quindi anche un po' informativo, cioè informeremo le persone su alcuni argomenti. C'è l'intervista, chiaramente tutte le persone che verranno, imprenditori, startup e professionisti, verranno lì e saranno intervistati da me, e quindi anche il concetto dell'intervista. E poi quello dell'intrattenimento, ci faremo qualche risata, ci saranno un po' di sorprese che non vi preannuncio. Quindi queste tipologie di formule, di ingredienti, fanno sì che quella live sia uno show dal vivo diverso da quello che è in realtà quello che può fare chiunque di voi con uno smartphone, con Instagram Live o con Facebook Live. Questa è la grande differenza, questa è la capacità di poter raccontare qualche cosa perché hai qualche opinione e hai una struttura per poter far sì che questa cosa sia piacevole, non la mera ritrasposizione, che non è lo streaming live di un evento fondamentalmente. Abbiamo fatto diversi, abbiamo fatto Luca Comics, abbiamo fatto altri eventi di questo tipo, insomma, per cui il mio ragionamento è formiamoci su queste tipologie di show. E vi chiedo di segnalarmi nel podcast, nel video caffettino, dove volete, degli eventi che hanno questi show, perché li voglio vedere, anche se non sono italiani, meglio ancora, voglio capire come riescono a creare, che tipo di grammatica usano. E se invece avete da segnalare degli eventi fighi, belli, in cui dite ok, qua Mario ci starebbe bene, fatemelo sapere, un po' di generation, magari riusciamo a aiutare sia l'evento che insomma la qualità della trasposizione. Fatemi sapere se già voi questa cosa la state facendo e come, anche nel vostro piccolo. Ci vediamo a Maratea, e se non ci vediamo lì fisicamente, ci vediamo online, chiaramente. Avviso ai naviganti, si chiama avviso ai naviganti. Ciao!